di una famiglia fra le più ricche della provincia di Caserta, la sua. I suoi cugini sono produttori di pasta, ma lui, Giuseppe, ha scelto di vivere in strada, nel suo camper, dopo un'aggressione, un incendio e il furto della sua ultima roulotte, chiede aiuto per comprare una nuova casa su quattro ruote. Ha il terrore degli edifici, possono crollare, racconta, e soprattutto ha paura delle persone. Come mi chiamo? Giuritto, no? Giuseppe. E ho padre di Gesù Cristo che è cresciuto, no? Sopra la terra. È il migliore nome del mondo. Non esiste un nome più bello di San Giuseppe. Senti, ma tu una casa quindi non la vorresti? No. Perché? Voglio dormire finché chi dimora c'è la vita. Poi non lo so come va, hai capito? Per adesso non ci voglio. Non voglio casa, non voglio niente. C'ho un po' di pensione e campo che ha pensione. Senti, però i tuoi parenti sono i produttori di pasta. Tutti quanti i miei, c'ho solo i cugini. Prima di essere questo, che cos'eri? Io ho fatto la linea, chi chiama è grossa. Hai capito? Cecilia Milano, 40 anni di linea. Una moglie, dei figli li hai? Non sono sposato, sono stato sempre giovane, poi ho fatto commercio di frutta, cose. Sapete, le cose non sono andate tanto bene. Da quanto tempo sei qui? E qua sto, diciamo, da poco, no? Ne poco stanco una parte, ne poco nata. Senti, ma sono venute delle persone a picchiarti una volta? Sì, è andata via, stanno ancora in galera. Ah, sì? Sì, hanno avuto 4-5 anni e poi erano truccate. Ti hanno rubato il camper una volta anche? Non l'è tratto, ha tenuto 2-3 anni, c'è metà la televisione, non ci ha mai messo, dice, boh, fatico qui. Questo tuo modo di vivere? È una scelta, cioè vuoi continuare a vivere così? Che cos'è che chiedi? No, io non lo so, è Dio quello che mi dice nella mia mente che le faccio. Io non vado a presso a nessuno. Mi piace stare libera adesso. A dove Dio la vaga, per modo di dire, va presso, lo so a Dio. Com'è. E non sei mai stato innamorato o una moglie? No. Ho stato sempre giovane, ti capite? Non sono sposata, come tengo i figli? Io faccio quello che dice la mia mente, come ci dice, è quello che vuol dire, perché qua nessuno comanda in coppa a terra, neanche un più ricco, per esempio come una barrascona. Non ti sei mai innamorato? No, sì. E quando ero giovane ci stavo tempo per... E chi era? Come si chiamava lei? Era innamorata di una mia cugina, però tanti anni fa, aveva 17-18 anni, una mia cugina era bellissima. Ha quasi 90 anni, Giuseppe vive con i suoi cani, ne alleva 20, lo difendono dai bulli e lui li cura come un padre. Ciò che gli manca è un nuovo camper per vivere degnamente i suoi ultimi giorni e forse anche qualche amico in più. Era una persona nobile, pure io persona nobile, mia mamma è persona nobile.